c'è un'alternanza, non è detto che c'è un livello continuo, costante di non attenzione verso il vaccino, è una fase alterna anche in base ai messaggi di comunicazione. Devo dire che negli ultimi periodi invece, nell'ultimo periodo invece vediamo un'attenzione di nuovo verso il vaccino, che ripeto è punto fondamentale per l'immunità e quindi per essere ulteriormente protetti. Noi abbiamo messo in atto campagne di prevenzione sia da un punto di vista di programmazione, come voi avete visto, tamponare tutti coloro che vengono da altre nazioni. Abbiamo stimolato, io personalmente ho stimolato tutte le ASL a fare una ricognizione precisa sul territorio attraverso i sindaci, attraverso i medici di medicina generale, e di valutare qual è il numero dei non vaccinati e quindi in modo particolare finalizzato programmare. Le dosi ci sono, ne abbiamo fatto ulteriore richiesta dopo una disamina giornaliera settimanale che noi facciamo, ne abbiamo richiesta al generale Figliuolo che ulteriormente ne ha inviate altre, per cui fino a luglio non abbiamo problemi. E penso che quel target che già avevamo previsto per fine agosto è quello che stiamo rispettando. Al governo si discute del Green Pass, lei cosa ha da dire? Ovviamente non è una decisione della regione. Sì, non è un problema prettamente nostro, però mi sento di dire che gli indirizzi che già sono stati dati in Italia sono indirizzi già importanti, fondamentali, di grande valutazione, ossia il Green Pass relativo alle grandi manifestazioni, agli accessi nei grandi contesti. Quello che bisogna capire è che questo virus sta colpendo prevalentemente i giovani, molto i giovani, i quali non hanno ancora una vaccinazione.